Hello, sono Dodulis92 e oggi ho intenzione di rompere una promessa che ho fatto sul canale più di una volta e parlarvi di Spider-Barn. Chi mi segue da un po' sa che avevo detto che non avrei mai parlato di Spider-Aggro in genere, ma adesso ho cambiato idea. E questo perché Spider è un mazzo estremamente veloce, se avete poco tempo e volete scalare è la soluzione perfetta, molto molto economico e forte, anche se con delle chiare debolezze. Tra l'altro c'è da dire che questo video è la terza volta che lo registro, le altre due volte non me ne ero accorto ma la memoria del computer era piena e quindi siamo al take 3. Va bene, prima di iniziare con l'analisi, solito annunci, in descrizione trovate il link al mio Discord, inoltre trovate il link alla decklist e trovate il timestamp per i vari gameplay, così se volete saltare l'analisi o se volete andare a un gameplay in particolare, ce l'avete in descrizione. Ultima cosa, come al solito vi chiedo di commentare. Per me è importantissimo vedere che commentate. Mi dice che non vi limitate a guardare il video passivamente con la bocca spalancata, ma che effettivamente siete interessati all'argomento. E come sapete, leggo tutti i commenti, rispondo a tutte le domande, quindi qualsiasi cosa, veramente, io non ho tempo nei video di dire tutto. Quindi qualsiasi cosa vi passi in mente, nei commenti. Cominciamo. Allora, Spider-Aggro, per chi gioca da un bel po' di tempo, è un mazzo visto e rivisto, quindi non voglio rendere l'analisi troppo lunga. Fondamentalmente è un aggro che sfrutta Noxus e Isole Ombra. Noxus per il suo forte early game e le carte che fanno danno diretto più avanti, Isole Ombra per il suo forte early game e alcune opzioni di refill di cui discutiamo più avanti. Inoltre, tra queste due regioni c'è la sinergia dei ragni che è abbastanza decente. Ora, il mazzo lo chiamiamo Spider-Barn. Non fatevi troppi castelli in aria. In realtà ci sono molti ragni, ma le sinergie ragno non sono tantissime. Sono 3 Elise e 3 Frenzied Skitterer. E queste sono le sinergie ragno che giochiamo. Frenzied Skitterer, quando le evochiamo, dà più 1 ai nostri ragni e meno 1 alle unità avversarie. Che è un'ottima cosa per supportare i Fearsome che giochiamo in questo mazzo in grande quantità. E buffare i ragni, se hai 3-4 ragni, sono tanti danni. E Elise, con 3 o più ragni in campo, livella. E l'effetto di Spider Queen Elise in un mazzo aggro è assolutamente disgustoso. Non solo tutti i ragni diventano Fearsome, quindi l'avversario ha molte meno opzioni per bloccare, ma tutte le unità che hai in campo che potrebbero bloccare Fearsome le puoi tirare con i ragnetti 1-1 e quindi magari se ha un Petty Officer invece di bloccare Elise e fermare 4 danni lo tiri con uno Spiderling e blocca un danno solo. Queste due carte sono le nostre sinergie ragno, ma non cercate di giocare troppo per la sinergia, ok? Questo è semplicemente un aggro che gioca con una curva estremamente bassa e chiude le partite subito. Allora, cominciamo con i costi 1. Abbiamo 3 Legion Saboteur, 3 Precious Pet, i costi 1 discutibilmente migliori del gioco per aggro, Precious Pet è anche un ragno, e aggiungiamo 3 Stygian Onlooker. Ora, Onlooker non è il massimo da giocare di turno 1, se abbiamo solo lui lo giocheremo pure. Il vero scopo di Onlooker è un altro, questo è un mazzo che turno 1 e turno 2 vuole giocare in curva. Già dal turno 3 in poi le giocate ideali iniziano a essere magari un costo 2 e un costo 1. Turno 4 magari un costo 2, 2 costi 1, un costo 3, un costo 1. In questi casi, Stygian Onlooker lo si può facilmente inserire in un turno come 4-1 Nightfall, cioè come 4-1 Fearsome per un mana. Che è tanta tanta roba, che sono 4 danni per un mana, spesso e volentieri. Andiamo avanti con i costi 2. 3 Arachnoid Horror, è Spider, è Fearsome, ha un sacco di attacco, è buono. 3 Auspider. A parte il fatto che ci fa andare larghi, quindi ci fa fare un terreno molto pieno di roba, anche se robina, è la migliore sinergia che abbiamo sia per livellare Elise sia per sfruttare Skitterer. Andiamo ad aggiungere 2 Legion Grenadier. Era meglio prima del cambio, era meglio come 3-1 che faceva 2 danni, ma anche così è un solido costo 2 con statistiche molto aggressive. Fa un danno quando muore, non puoi dire di no. E per finire 3 Imperial Demolitionist. Anche se è un costo 2, non la vogliamo mai giocare di turno 2.
Anche perché tutti i nostri costi 1 hanno 1 di vita, quindi costo 1, costo 2 e dovrei ammazzarmi un costo 1, non è bello. Però Demolitionist serve principalmente per chiudere la partita. Questo mazzo vuole fare danno in battaglia come tutti i Barn su Runeterra alla fine. Vuole fare danno in battaglia fino a un certo punto e poi chiudere con danno diretto. Questa versione in particolare non ha molto danno diretto. E supplementiamo questa cosa con tante unità sul terreno che picchiano e fanno un sacco di danno in battaglia. Per finire abbiamo, come ho detto prima, tre Frenzied Skitterer e tre Doombeast. Doombeast è una carta strana. Tutti quanti quando l'hanno vista hanno detto: "Sta carta è scarsa". Perché lo è? 3 mana, 3-2, fai due danni all'avversario, la cura di 2 conta di poco se giochi in un mazzo agro. Non è efficiente, c'è Demolitionist che per 2 mana fa 2 danni, non è efficiente per niente. Il punto è che quando giochiamo Barn, quando parliamo di danni diretti, più danni diretti abbiamo, meglio è. Questo che significa? Più l'avversario arriva vicino a 0 di vita, più ogni singolo punto di danno conta. Questo è il motivo per cui giocare molte carte che fanno danno è l'unico modo in cui si giocano carte che fanno danno. Non vedrete mai un mazzo a random con due Decimate, però vedrete mazzi aggro con tre Decimate, tre Noxian Fervor, magari tre Doombeast, tre Demolitionist e così via. I danni da effetto scalano bene con altri danni da effetto, quindi ne vuoi ammucchiare quanti più possibile, ok? E queste sono le unità. Come potete notare, la nostra curva è molto, molto bassa. Non solo, ma Doombeast praticamente non lo vogliamo mai giocare a turno 3. Frenzied Skitterer a turno 3 dipende da come siamo partiti, ma spesso non è il massimo. Quindi usiamo i nostri 14 costi 2, come abbiamo detto prima, per fare magari turno 1 un costo 1, turno 2 un costo 2, turno 3 costo 2 più costo 1. E turno 4 magari cerchiamo di far entrare un costo 3 oppure facciamo 2 più 2, cioè ci arrangiamo così. La nostra mano finirà subito, perché giochiamo molto più di una carta per turno. Lo scopo di un mazzo del genere è far finire la vita all'avversario prima che finisca la nostra mano. Ok? Andiamo alle magie che ci aiutano in tutti e due i sensi. Intanto mettiamo due Unspeakable Horror. Ora, questa carta, una grossa differenza che dobbiamo ricordarci rispetto a Vile Feast è che questa carta può essere usata sul Nexus, quindi può essere danno diretto. E ora mi direte: sì, vabbè, ma 2 mana, un danno diretto, non mi sembra un bell'affare. E non lo è. Ma come ho detto prima, più danno diretto abbiamo, più ogni singolo punto di danno diretto conta. Perché lo scopo è portare l'avversario a 20 prima possibile. Ok? Il prima possibile arriva col fatto che tutto il mazzo costa poco ed è buildato velocissimo. Lo scopo è farlo arrivare a 0 di vita, da 20 a 0. Oltre a questo, l'Unspeakable Horror ovviamente lo possiamo usare per altre cose, lo possiamo usare sulle unità nemiche che ci bloccherebbero, ci genera risorse se giocato in Nightfall, quindi se la nostra mano è proprio arrivata alla frutta, magari l'Unspeakable Horror ci genera una carta in più da giocare. È forte, non mi piace giocarne tre, ma è sicuramente forte. Tre Stalking Shadows. Questa è probabilmente la carta più forte di Isole Ombra dell'espansione. È una delle carte più forti ora come ora in Isole Umbra. Stalking Shadows a 2 mana ci permette funzionalmente di pescare 2. E già così sarebbe eccezionale, ok? La grossa forza di Stalking Shadows in un mazzo del genere è che ci permette di aumentare i danni che abbiamo. Stalking Shadows normalmente la usiamo dopo il turno 3, di solito, e cerchiamo di prendere qualche unità che fa danno, principalmente Demolitionist o Doombeast. E invece di pescarne una, ce ne ritroviamo due, che sono 4 danni. E ora so cosa pensate: fare Stalking Shadows per 2 Doombeast, spendere 8 mana per 4 danni diretti, non è efficiente. Ed è vero, non è efficiente. Ma come ho detto prima, più danni abbiamo, meglio è. Perché dobbiamo far arrivare l'avversario a 0. Inoltre questo mazzo brucia la sua mano in una maniera velocissima, quindi soprattutto dopo il turno 5, il fatto che dobbiamo spendere 8 mana per fare sta cosa non conta perché avremo mana da spendere in quantità. E per finire, le ultime due staple,
di un mazzo del genere sono 3 Noxian Fervor, 3 Decimate. Sono qui per fare danno diretto. Noxian Fervor anche per negare magari carte come Grasp tradizionalmente, ma principalmente sono qui per avere più danno diretto. Ora, l'analisi non è durata molto perché non c'è molto da dire. Tante unità, le giochi early game e cerchi di chiudere la partita con danno diretto. Ci sono un paio di cose che voglio dire prima di andare nel gameplay. Prima cosa, il piano Spider e soprattutto livellare Elise. Allora, livellare Elise in certi matchup è importantissimo. Certi matchup che non sembravano buoni, mi sono reso conto che sembravano magari pari, mi sono reso conto che se ho Elise e ho Spider in mano, magari posso stare tranquillo per i primi 2-3 turni, livellare Elise e generare talmente danno che l'avversario non può fermare che vince la partita da solo. Questo succede in alcuni matchup. Detto questo, la maggior parte delle volte livellare Elise non è così importante. Elise livellata è fortissima, ma un mazzo del genere si preoccupa più di fare danno che di livellare Elise generalmente. Anche perché livellare Elise è fermabile, basta che ci uccide i ragni o che ci uccide Elise e Elise non livella. Quindi non siate troppo protettivi con la vostra Elise. Questa è la prima lezione che chiunque che giochi Spider mai nella storia impara. Non siate troppo protettivi con Elise, usatela per danno anche se muore, attaccateci, attaccate con i ragni, non pensate solo e soltanto a livellarla. Seconda cosa, questo mazzo ha dei punti di forza molto chiari. Le partite sono veloci, il mazzo non costa niente, che è sempre bello. Se l'avversario non è preparato o se non pesca una buona mano, il matchup è abbastanza gratis. Però ha delle grosse, serie e inevitabili debolezze. Questo mazzo viene counterato tanto e quando viene counterato non può fare molto. È uno di quei mazzi che ha dei matchup molto definiti e se becchi un brutto matchup puoi soltanto dire vabbè, magari la prossima non sarà un brutto matchup. Questa è una delle cose che io odio di più di questo tipo di mazzo, se lo posso dire. Ora, nei matchup brutti la situazione si fa molto complicata. Soffriamo mazzi aggressivi, generalmente non sono buoni matchup, perché la maggior parte degli aggro sono un po' più lenti e più potenti di noi, sono abbastanza veloci da tenerci sotto controllo e sono abbastanza potenti da outscalare. Quindi tutto quello che devono fare è tankare un po' di danno, non morire e non riusciremo mai a ucciderli col poco danno diretto che abbiamo relativamente. E poi turno 4, turno 5, turno 6 prendono il controllo e ci distruggono. Questo succede per esempio con Scout. Scout è un matchup terribile. Un'altra cosa assolutamente orribile contro cui giocare con questo mazzo sono mazzi Freljord lenti. Ora come ora, almeno intorno al basso Diamond, questi mazzi sono molto presenti, sono abbastanza popolari. E il problema di quei mazzi è Avalanche. Avalanche è la sofferenza di questo mazzo. È qualcosa di ingestibile. Il problema è che, allora, la prendo così tutti sanno di cosa stiamo parlando. Tu dici Avalanche, va bene, però cioè, ti distrugge tutto quello che è in campo, soltanto Elise e Demolitionist non muore, il resto del tuo mazzo muore da Avalanche. Dici, vabbè, allora che fai? Se sei contro un mazzo lento che gioca Freljord, vai sempre in open attack, non vai mai in open play, così almeno puoi attaccare e poi se lui vuole fare Avalanche il danno l'ha preso. Questo è un giusto modo di giocare contro Avalanche ed è giustissimo. Il problema è che giocando così, andando sempre in open attack, mai in open play, generalmente non riusciamo ad avere abbastanza danno per vincere in quei matchup. Se immaginate che giochiamo contro Aurelion Ramp, uno dei mazzi di cui ho parlato una settimanella fa, o contro mazzi come Warmother, qualsiasi altro mazzo lento Freljord, turno 1 e turno 2, massimo con un turno di attacco gli riusciamo a fare magari 2-3 danni. Turno 3, lui ha 3 mana e 3 spell mana, e noi abbiamo 2 unità in campo. Magari cosa fai? Attacchi e fai 5 danni? Questo gioca intorno ad Avalanche, ma lui si trova a 12 e ha tutto il mana e ha un sacco di cure nel mazzo. Se te la giochi così piano, così safe, così riservato,
non vincerai mai. Allora, spesso e volentieri sei costretto a prendere una giocata più aggressiva e andare magari in open play con Frenzied Skitterer, perché altrimenti non riusciresti mai a vincere prima che l'avversario si curi e stabilizzi. Ed è lì che vieni punito da Avalanche. Sostanzialmente i mazzi che giocano Avalanche ti mettono in una situazione in cui non c'è mai una scelta giusta. Se prendi il rischio e lui ha Avalanche, perdi. Se non prendi il rischio e giochi super safe, generalmente perdi comunque, perché ha un sacco di cure e avrà altri modi per toglierti il terreno. Questo, e non solo in quel matchup, ma queste due, questi due tipi di mazzo, mazzi con Avalanche e altri mazzi aggro come Miss Fortune Scout, sono i matchup peggiori. E non c'è quasi niente che si possa fare in quei matchup. Ti portano all'angolo a prendere delle scelte impossibili, in cui non c'è una soluzione buona, ci sono solo due scelte cattive, devi scegliere quale è la meno cattiva. Comunque va bene. Questo penso che lo vedremo nel gameplay a breve. Questo non sarà un video molto lungo, perché le partite con Spider-Bar durano poco. E sì, potrei farlo magari con 4 partite invece delle solite 3. Però raga, è la terza volta che registro la parte 1, sinceramente non ce la faccio più. Adesso vediamo come va nella parte 2. Cerco di far entrare più di 3 partite, perché 3 partite sarebbe tipo 20 minuti. Ok, siamo contro Taric Lee Sin, un mazzo combo estremamente divertente che potrebbe essere sul mio canale prima di quanto pensiate. Ma è un mazzo abbastanza lento e debole contro aggro, quindi è cibo gratis per i ragni. In una mano del genere il costo 1 lo teniamo, non è un buon costo 1, ma vogliamo assicurarci di avere una carta da giocare di turno 1, quindi un Looker lo teniamo. Elise è la carta perfetta da giocare a 2. E Arachnoid Horror schifo non fa per il turno 3 insieme a qualcos'altro. Ah, abbiamo pescato Precious Pet, perfetto. Quindi possiamo giocare Pet adesso, Elise il turno dopo, turno dopo Horror più un altro Pet, e turno 4 che possiamo attaccare di nuovo Skitterer più un Looker. La mano è ideale proprio. Questa è una mano veramente, veramente clean. Ha un Eye of the Dragon, che è un'ottima prima pescata contro un mazzo del genere. Tre danni gratis. Questo Eye of the Dragon è un pochino un problema, ma è anche vero che giocheremo molto con Fearsome questa partita, quindi i Dragonling difficilmente riusciranno a bloccare e curare. E quel mazzo specificamente non ha rimozioni e non ha molti modi per fermare attacchi. Al massimo può fare con Cassive Palm o qualche carta invocata. Scarta Ash, che mi sembra giusto. Preferisco giocare Precious Pet prima, in caso lì abbia The Serpent. Se ha trovato The Serpent sicuramente l'ha preso per togliermi qualcosa. Moon Silver, ok. Zenith Blade, va bene. Quindi questo Eye of the Dragon adesso è veramente grosso. Ma è anche vero che è un terreno fatto solo di Fearsome, quindi me ne sbatto. Let me change into something more comfortable. Con un qualsiasi altro aggro, o anche con una mano più triste, questo sarebbe difficile da gestire. Ma con Elise e una mano di ragni è... c'è, sti care, c'è. Guarda quanti danni abbiamo. Facciamo un veloce conto del danno, sono 7, 10, 18 danni. E abbiamo ancora un Looker da giocare. Ora dobbiamo tenere a mente che lui può buffare lo Spiderling e bloccare qualcosa. Quindi come misura precauzionale io farei così. Il problema di fare così... Allora...
Quel mazzo giocherà sicuramente carte per buffare. Quindi magari Sonic Quiver, Sonic Ting Strike o Pale Cascades. Se ha una carta del genere e blocca Elise, non muore. Perché noi facciamo 5 danni in meno e lui si cura di 3. Se tiro e ha qualcosa come Steel Tempest su Elise, non muore. Mi dispiace di averlo fatto tiltare. Però per finire di spiegare, se non avessimo tirato, avremmo rischiato contro Steel Tempest praticamente. Perché lui era a 3 mana, quindi non aveva mana per Concussive Palm o Will o qualsiasi altra cosa. Se invece avessimo tirato il draghetto alla fine, rischiavamo. Cioè, se invece non avessimo tirato il draghetto, rischiavamo un qualsiasi buff. E quel mazzo generalmente ne gioca 3, 3 e 5. Sicuramente gioca 3 Pale Cascade. Neanche con una Guiding Touch si salvava perché andava a meno 3. Quindi moriva prima. Anche con Guiding Touch moriva prima. Va bene, un altro mazzo. Questo generalmente è mono Isole Ombra, non ho ancora capito cosa splashano in Ionia. Forse Deathmark, forse, non lo so, Will, qualcosa. Comunque è mono Isole Ombra con Wraithcaller. Questa mano è terrificante, la vogliamo buttare via. E abbiamo una mano abbastanza buona. Il nostro bel costo 1. Turno 2 avremo un bel costo 2. Turno 3 probabilmente sarà Precious Pet Grenadier. Bene, signore Squalo. Ah, quindi è proprio Ephemeral. Se è proprio Ephemeral, giocherà Deathmark. Allora, questo turno la giocata migliore penso che sia vomitare tutti i costi 1 che abbiamo in campo. Quel mazzo non dovrebbe avere niente per punire, anche se dovesse giocare Withering Wail, ha 4 mana e non può tirarla. Quindi, vediamo cosa fa. Concussive Palm, lo accetto. Tutto sommato, considerando che ha speso 4 mana, Concussive Palm è ragionevole. You cannot win. E anche se quella palma ha fermato 5 danni e ci ha ucciso un'unità, è a 11 di vita a turno 3. Questa è la velocità di cui vi parlavo. Ora, gioca palm. Quindi potrebbe non essere. Allora, gioca Shark, gioca palm. Potrebbe non essere un mazzo mono Isole Ombra, potrebbe essere un mazzo Ephemeral. La vera domanda in questo caso è: giocherà carte come Withering Wail? Se gioca Withering Wail potrei essere un tantino rovinato. L'attacco così lo porta a 1 di vita, ma anche una semplice Vile Fist lo salva, quindi vorrei andare in open play. Il fatto è che con 5 mana lui può giocare un'unità per bloccare e poi comunque avere Vile Fist. Ma non penso ci sia nessuna vera punizione. Non è che può fare tipo Twisted Fate e uccidermi tutto il campo. Quindi questo Skitterer è un po' rischioso, ma penso ne valga la pena. Ok, non ho pensato al Tentacolone. È anche onesto, non si vede da una vita quella carta. Attacchiamo prima con questi. Non cambia molto. Era da una vita che non si vedeva Darkwater Scourge. Mamma mia. E comunque Skitterer, 3 danni lui, 3 danni sui 3 Precious Pet. Ha aggiunto 6 danni al terreno. Ora lui purtroppo si cura di 5, oltre a bloccare un attacco. Quindi, però. Allora, sicuramente è in mano Deathmark. Questo è un concetto molto molto vecchio, Shadow Isles, Ionia con Deathmark e Tentacolone. È da tanto tempo che non lo vedevo.
Ah, denai sulla skill di... Ok. Non penso di aver mai visto una denai così sprecata. Il bello è che va a 2 di vita, che è comunque in range della maggior parte delle mie carte, quindi... Cioè... Ok. La vera domanda è se ha cure nel mazzo. Se ha cure la situazione potrebbe sfuggire fuori controllo. Ovviamente a parte Tentacolone. Tentacolone è un caso a parte. Se in mano un altro tentacolo, la partita sarebbe durata un po' di più, ma così no. GG. Beh, se devono durare 5 minuti a partita, forse riesco a farcene entrare 4. Dipende tutto dal prossimo game. Ma che è oggi? Ah, le meraviglie del Diamond 4, dove la gente gioca un sacco di mazzi a caso. Voglio giocare anch'io mazzi a caso, non sta roba. Va bene, penso che siamo contro la stessa versione di Taric Lee Sin, ma senza Taric. Penso sia lo stesso mazzo alla fine dei conti. Forse anche meglio senza Taric, per quanto possa essere triste sta cosa. Chiamo Elise. Taric mi piace un sacco come carta. Il problema è che è debole. Cioè non... Cioè per quello che fa è abbastanza scarso, purtroppo. E ora qualcuno potrebbe dire: ma sì, ma Duelist, concentrati, parla più della partita. Raga, che devo dire? Cioè, gioco le unità migliori che ho in curva, lo picchio, lui fa aia e la partita va avanti. Cioè non c'è molto da dire in una partita del genere. Key Guardian va bene. Non capisco perché, ma va bene. Space Sketcher. Ah, Space Sketcher con la barriera. Davvero questo ha giocato due mana pesca uno. Vabbè. Cala the Serpent. In base a quello che vuole tirare potrei usare Unspeakable Horror, quindi vediamo cosa vuole fare. Direi che questo Unspeakable Horror vale la vita di un Precious Petto. Purtroppo dopo un buon turno 1 e 2 non abbiamo molto. Abbiamo molto danno diretto e normalmente turno 3 vogliamo ancora giocare unità in campo, quindi non è il massimo. Possiamo giocare tranquillamente a Spider. Senza giocare a Spider sono 5 danni quasi sicuri. Giocando a Spider penso che siano comunque 5 danni garantiti. Ma se non lo gioco è molto più probabile che riuscirò a livellare Elise. E alla fine House Spider probabilmente non tirerà fuori più di un danno, perché lui poi potrà giocare qualcosa e bloccare. Quindi per questa volta ci prendiamo il lusso di giocare per Elise. Con Cassie Palm, esattamente. Avrei fatto meno danno. Avrei fatto fatica a attaccare con i Fearsome. Lui probabilmente avrebbe stunnato tipo lui. Così Elise si attaccava, si schiantava. Invece così abbiamo Elise livellata. Abbiamo perso un paio di danni. Non è la fine del mondo. Siamo contro un mazzo lento che non ha molti modi di rimuoverci le cose. Quindi non dovremmo fare fatica. Molto interessante. È un modo efficiente per usare il mana che abbiamo. Tanto se attacca sicuramente lasceremo passare l'attacco. Ok, la sua lista non mi piace.
Che ci fai con Build Infinite? Vabbè, diciamo per te. Cioè, sto mazzo fa abbastanza fatica contro agro. Poi giochi carte del genere e su. Un'altra. Spero per lui che abbia trovato un qualche spider, un qualche serpent o qualcosa di utile. No, eh. Ma meno male. Qui la passiamo. Allora, normalmente non bloccherei, ma voglio giocare un House Spider e avere il campo pieno. Quindi tanto vale. Ora abbiamo questi due ragnetti che tirano questi due. Contro Ionia soprattutto è sempre una buona pratica tirare alla fine con i Challenger per impedire carte come Spirit's Refuge o comunque per giocare contro Lifesteal. Guiding Touch, molto carino. Deve averne almeno un altro per sopravvivere. E poi ho tutto il danno diretto in mano, quindi... Un'altra Guiding Touch. Pale Cascade. Vabbè. È strano, ho beccato... Forse sarà il miracolo del Diamond 4, ma ho beccato tutti i mazzi borderline meta che non riescono a giocare contro aggro. Le altre volte che avevo registrato, le partite erano state un po' più... un po' più combattute. Dai, facciamocene entrare un'altra, va? Se no pare che mi sono scelto le partite apposta per far sembrare il mazzo figo e non va bene. Facciamo l'ultima. Oh, mirror match. Interessante. Per quanto sia forte questo mazzo, non è molto popolare. Quindi ho giocato pochissimi mirror match testandolo, due o tre forse. Almeno a questo livello non è molto popolare, non so dire se più giù o più su. Vai, non è male. Allora, questo matchup, come la maggior parte dei mirror match, è un delicatissimo equilibrio tra seguire il nostro piano e rallentare il suo, cioè seguire il nostro game plan e rallentare il suo game plan. Ok? Perché vogliamo fare la stessa cosa. Quindi entrambi sappiamo cosa vuole fare l'altro e entrambi sappiamo più o meno come impedirlo. E in particolare questo matchup sarà un'interessante gara, un'interessante corsa. Noi che cercheremo di ridurre il danno che ci fa lui e fare tanto danno a lui, e lui che cercherà di fare lo stesso. Quindi dovremmo decidere quanto danno voglio sacrificare per bloccare il suo danno, quanto danno voglio tankare per fargli più danno. In questo caso, per esempio, ho deciso di sacrificare un House Spider per fermare due Saboteur. Invece dell'open attack due danni sicuri, posso fare Arachnoid Horror, Stygian Onlooker. Sono debole al suo Frenzied Skitterer, ma non mi preoccupo particolarmente, perché se gioca Skitterer poi rispondo con un Onlooker grande come una casa. Ora, lui può fare esattamente la stessa cosa che ho fatto io. No, non c'ha un looper. Qui ce ne freghiamo del trade in pareggio, eccetera, eccetera, e andiamo all'attacco. Lui giocava il Fist, che è una variazione sulla lista. Variazione interessante. Sicuramente va il Fist è molto più forte in mirror match. Questo è poco ma sicuro proprio. Perché rimuove unità dal terreno dell'avversario e il mirror mesh non lo potremmo mai tirare face Unspeakable Horror e ci dà unità in più in campo o per picchiare, per livellare Elise. I ragni sono sinergici comunque. Ora abbiamo iniziato con Horror, abbiamo Unspeakable Horror in mano
per cercare di mantenerci alti a risorse. Vogliamo uccidere lei, che danno garantito, o lui che andrebbe a tradare per questo? Preferisco quasi uccidere Precious Pet. Ti tolgo anche un ragno dal terreno. Subisco un danno, ma salvo Horror. Metto Pale Cascade, che è una buona carta. Anche se purtroppo non abbiamo niente con cui fare open play il prossimo turno. Questi danni potrei anche tankarli il prossimo turno, fargli 5. Sì. Questo penso di volerlo tankare. Stalking Shadows, va bene. Adesso vorrei pescare qualcosa da giocare in open play. Qualcosa come un costo 2 sarebbe perfetto. Vediamoci che lui ha generato 2 unità in mano. Un costo 2, onesto. Demolitionist. Normalmente col fatto che lui giocava il Fist, questa non è una giocata molto safe. Ma abbiamo Pale Cascade in mano. E so per certo che lui non giocherà nessun tipo di AOE. Il peggio che può avere è Frenzied Skitterer, quindi. Stigiano un Looker. Abbiamo ancora mana per la Pale Cascade, che è tanto di guadagnato. Abbiamo 3 Fearsome che attaccano. E un non Fearsome. Il non Fearsome può essere bloccato da un ragno, o lo può ignorare. O può bloccare così. Usiamo Pale Cascade per danno o per vincere il trade. Se lo usiamo per danno lo portiamo a 6. Portandolo a 6 è in range di... è in range di Fervor più un altro Fervor o Decimate. Penso di preferire Pale Cascade qui. Salvare un'unità ha sempre valore. Anche se avrei vinto con queste 2 pescate, salvare un'unità in più ha sempre valore. E lui risponde con Glimpse, va bene. Gioca Glimpse, gioca... Bel Fist, la sua è una versione un pochino diversa dalla mia. Sembra migliore in teoria in Mirror Match, anche se adesso abbiamo un buon vantaggio. Questa Decimate è abbastanza gratis, ma non la tirerò adesso. Penso di tirarla dopo la sua prossima giocata. Non voglio avere... non voglio giocarla con tutto il mana da spendere in caso mi faccia qualcosa di terrificante. E in questo caso Skitter non è una brutta scommessa qui. Oddio, lo è in realtà. Prossimo turno posso fare Skitterer, così lui non ha Fearsome Blocker. Attaccare, dovrei fare entrare un solo danno per vincere di Fervor. O posso usare Skitterer adesso difensivamente, però farei fatica a fare entrare quell'ultimo danno. Penso che Decimate sia meglio. Prenderò dei trade pari adesso e cercherò di chiudere con Skitterer e con i miei Fearsome. Abbiamo sempre Fervor in mano, anche se purtroppo non abbiamo più il mana per tirarlo. Spero che adesso non abbia qualcosa come Skitterer lui, perché sennò sarei un po' rovinato. In realtà potrebbe avere Skitterer, perché forse mi sa che l'aveva pescato da Stalking Shadows. Oh, questo è ancora... un Looker è ancora peggio. Elise, va bene, Elise ce ne frega poco. Ma noi adesso dobbiamo sopravvivere. Far sopravvivere i nostri Fearsome. Non andare in range di danno diretto. Quindi così andrei a 3, che non va bene. Così andrei a 5, che già va molto meglio. Perché il prossimo turno non posso vincere senza l'open play. Almeno per come è la mia mano adesso, devo andare in open play. Posso... Oh, Demolitionist. Demolitionist è interessante. Ho mana per tutte e 3 le carte, quindi iniziare con Demolitionist mi sembra una buona idea. Lo mandiamo a 2 e se lui in qualche modo ha magari tipo doppio Noxian Fervor per chiudere la partita, Fervor in risposta è vinto. Aveva un altro Skitterer e non l'ha giocato. Sai come sarebbe andata se avesse giocato quell'altro Skitterer?
Adesso se ha qualche rimozione la deve usare. Se no perde. E se la usa, ho vinto. Stacco matto. Con questo tipo di mazzo, i mirror match sono sempre i matchup più soddisfacenti. Ricordate questa cosa. Va bene, 40 minuti, 4 partite. Direi che è onesto. Per ora vi saluto, scusate ancora se il video è uscito in ritardo, ma come ho già detto, ieri l'ho registrato due volte, ma è andato a puttane. Per il resto, l'ultima cosa che vi chiedo, se il video vi è piaciuto, un like fa sempre piacere. Condividete il video. Se volete essere sempre aggiornati sugli ultimi video che carico, iscrivetevi al canale. Per il resto, ci vediamo domani. Arrivederci.